Gli studenti dell'UE che faranno domanda per l'anno accademico 2017-2018 avranno accesso a prestiti universitari e borse di studio. Il governo britannico risponde ai dubbi dopo le diatribe dei mesi scorsi sulla possibilità che la Brexit potesse porre fine alle agevolazioni per gli studenti dell'UE. Londra rassicura gli studenti dell'Unione Europea, sì a prestiti e borse di studio nonostante la Brexit. E John Johnson ribadisce inoltre che gli studenti internazionali forniscono un importantissimo contributo al rinomato sistema universitario britannico. Secondo il ministro, questa scelta contribuirà a dare alle accademie britanniche certezza sui finanziamenti futuri. In tal modo, Londra vuole rassicurare i futuri studenti provenienti dall'Unione Europea sulla mancata alterazione dei termini di agevolazioni con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Le norme riguardanti l'opzione di un sostegno finanziario attualmente in vigore restano quindi invariate. Tutti i richiedenti continueranno dunque a poter beneficiare di prestiti e sovvenzioni, in base alle attuali condizioni, e se idonei potranno continuare a ricevere tali aiuti per tutta la durata del loro corso di studi. Hai ancora dubbi su quello che ho detto? Ok, te lo spiego meglio, in una maniera forse un po' più facile. Gli studenti dell'UE che intendono fare domanda per le accademie del Regno Unito per l'anno accademico 2017-2018 continueranno a poter beneficiare per tutta la durata del loro corso di studi dei prestiti e delle sovvenzioni messi a disposizione dal governo britannico. Conseguentemente, gli studenti che faranno domanda nell'anno accademico 2017-2018 non solo si accaparrano il diritto di richiedere sovvenzionamenti finanziari attualmente a loro disposizione, ma potranno continuare a beneficiare per tutta la durata del periodo di studio, anche nel caso in cui la Gran Bretagna dovesse nel contempo concludere la procedura per l'uscita dall'Unione Europea. Borse di studio e prestiti saranno inoltre garantiti anche agli studenti dei corsi post laurea e post diploma. Ma adesso facciamo un focus veloce sui prestiti e sui sovvenzionamenti ai quali potrai accedere. Il prestito statale è ideato per far fronte ad una spesa di 9.000 sterline l'anno, quindi di 27.000 sterline in 3 anni. Il prestito è a disposizione di tutti gli studenti, indifferentemente dal reddito della loro famiglia. È importantissimo. Il sistema prevede che il sovvenzionamento finanziario possa essere restituito a completamento degli studi, dopo che lo studente ha superato i 23 anni di età e dopo che lo studente ha ottenuto un lavoro che gli garantisca un salario minimo di 21.000 sterline lorde all'anno. L'agevolazione finanziaria potrà essere estinta con rate di circa 80-100 sterline al mese. Questa somma infine verrà detratta dalla busta paga con un tasso di interesse agevolato. Un altro prestito, che prevede dalle 2.500 alle 5.000 sterline l'anno, è richiedibile nelle medesime condizioni. Ora ti starei chiedendo il perché delle agevolazioni finanziarie. Possibile mai che questo sia il paradiso? Ovviamente no. Diciamo che si tratta di più di un approccio pragmatico alla questione. Senza questi prestiti a lungo termine sarebbe difficile per molti studenti britannici ed europei iscriversi alle università inglesi. Il fondamento di tutto ciò è che se l'istruzione serve ad ottenere un lavoro, le spese di iscrizione possono essere restituite con il tempo dall'ormai ex studente. In linea di principio non fa una piega, o no? Ma in che modo posso richiedere i sovvenzionamenti, quindi? Tutte le informazioni sui prestiti e le varie tipologie di aiuti, anche finanziari, per studiare nel Regno Unito, sono reperibili sul sito del UK Council for International Students Affairs. L'agenzia che garantisce invece il sistema dei prestiti per gli studenti britannici si chiama Students Loan Company. Ovviamente otterrai molte informazioni anche di carattere generico sul blog che troverai nella descrizione di questo video oppure se lo stai guardando su Facebook nei commenti qui sotto. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!